amici, vediamo questo unboxing da Temu. Eccoci qua, dopo l'unboxing, ora abbiamo collegato con la HDMI il Teclast al mio monitor, l'ho alimentato con l'alimentatore in dotazione e mi sono collegato alla Wi-Fi senza nessun problema. Tutto l'accensione è durata solo una decina di minuti scarsa e non ho avuto nessun tipo di problema. Mi sono subito collegato al monitor e alla rete Wi-Fi. Ora facciamo un giro, vediamo come va. Questa è la pagina dove acquistare su Temu questo mini PC. Vedete che ha un prezzo di listino di 98 euro, che di per sé sarebbe già buono, perché se ci pensate, con 100 euro vi fate un PC con processore Intel, 6 GB di RAM e Windows 11 Pro. Ma questo non è tutto, perché Temu mi ha inviato questo mini PC e mi ha mandato anche un codice sconto clamoroso, che vi metterò in descrizione, che vi farà crollare della metà il prezzo. Ora quindi andiamo. Questo è il desktop, come si presenta una volta che accendete il mini PC Teclast acquistato su Temu. Vi arriverà senza dogana, vi arriverà con spedizione gratuita. Questo non è poco. Nei rarissimi casi in cui doveste pagare la dogana, cosa che io non ho pagato, potete chiedere il rimborso a Temu del costo della dogana, ma vi ripeto, non succederà. Allora, vedete, lo scrolling è discreto. Io ho un display a refresh a 75 MHz, quindi niente di speciale, ma comunque non ho neanche un display a refresh 60. Come vi dicevo, lui vi diamo un po' le applicazioni preinstallate. A volte su questi mini PC ci sono troppe applicazioni preinstallate. Non è il caso di questo mini PC preso su Temu, perché vi farò vedere che le applicazioni preinstallate sono molto, molto poche. Vedete, c'è il pacchetto Office, che però ve lo dovete attivare da soli. O lo comprate,
o, come sapete, è possibile reperire delle chiavi in vari modi. Andiamo avanti, vedete, non ci sono app spazzatura, c'è l'essenziale e la suite di Office. Volevo farvi vedere le caratteristiche. Allora, vediamo un po'. Ecco qua, vedete, abbiamo un Celeron N4000, abbiamo 6 GB di RAM e Windows 11 Pro con la versione molto aggiornata, la 23H2. Adesso che ci penso, andiamo a installare CPU-Z, così vediamo sotto il cofano cosa c'è. Quindi lo installo e poi riprendiamo il video. Ecco qua che si è avviato CPU-Z. Come adesso cerco di farvi vedere le caratteristiche di CPU-Z, vedete? La scheda grafica naturalmente è integrata, DDR4, abbiamo detto il modello di questo teclast è l'N10, spinto da un Celeron N4000. Quindi come già sapevamo, sono caratteristiche che lo fanno sicuramente collocare in una fascia medio-bassa di PC, ma ricordiamo che questo è un mini PC che costa 50 euro, che ha Windows 11 Pro e quindi è assolutamente un prezzo eccezionale. Con questo prezzo non comprate niente a MediaWorld. Invece su Temu potete prendere un signor mini PC e appunto poter permettere a vostro figlio di utilizzare Office e la suite di Office. Potete anche voi utilizzarlo tranquillamente per navigare, per scrivere su Word. Chiaramente non è adatto al gaming o alla diciamo elaborazione di video. È fatto per leggere la posta, navigare, YouTube, social, queste cose le fate tranquillamente. Quindi se voi ci pensate, non trovate uno smartphone che a 50 euro fa queste cose con questa velocità. Quindi ringraziamo Temu che ci ha inviato in prova questo mini PC e soprattutto per averci dato questo codice sconto clamoroso che vi metterò in descrizione, non so fino a quando durerà, ma che appunto ci permette di portare a casa quasi gratis un mini PC. Se avete delle domande, fatele nel box dei commenti. Ringraziamo Temu per avercelo inviato. Adesso che ci penso, vi metto qua su Word il link all'acquisto. No, forse è meglio che lo metto in descrizione. Per ora vi saluto e spero di vedervi presto, per un altro video. Ciao!